don't give a dick to the mushroom. Guten Morgen an alle, hier ist Frostclaw, der spricht. No, scherzo, raga. Temevate, è un commento in tedesco. No. Comunque, raga, io sono Frostclaw29 e questo qua è un live commentary per Force Beer Lover e sul gioco Dead Island, quello famoso degli zombie che si pestano, insomma, lo conoscerete. E se non lo conoscete, adesso vi spiegherò un po' di che cosa si tratta. Praticamente voi dovete andare in giro per sterminare un virus di zombie, sì, vabbè, comunque, e quindi uccidere tutti gli zombie ammazzate. Sì, vabbè, più o meno questa qua è la trama. Perché ho deciso di fare un live commentary e annoiarvi così per ore su un live commentary quando potevo tranquillamente fare come tutti gli altri, come tutti i cristiani, un commentary normale? Perché secondo me questo gioco in live commentary rende molto di più, perché in quel momento dove ti scappano quelle parolacciazze contro gli zombie che ti spuntano da dovunque, veramente sono veramente momenti da ricordare della vita. No, non è vero. Comunque, tanto per prima di iniziare a parlare a sto tizio qua che si chiama Nicolai, tanto per cambiare, voglio già ringraziare Force Beer Lover se posterà questo mio video sul suo canale. E basta, tutto qua. Quindi iniziamo a parlare a sto deficiente qua, che guarda che occhiali, mamma mia. Comunque, scommetto che come al solito, esatto, lo dovrò portare al hideout, che sarebbe il posto dove ci nascondiamo tutti dalla terribile minaccia zombie. E vedete, come potete ben vedere, un mio arsenale personalizzato con addirittura l'alcol, come potete vedere in alto a destra, un bel Jack Daniels. E adesso andrò giù e li pesterò a tirapugni, credo, se ci sono. Eccoli qua. No, perché dovete sapere che questo video l'ho già registrato tipo 50 volte prima di riuscire a farlo. Comunque, tiè, bevi questo. Cavolo, ma sono l'11. Oddio no. Cosa uso? Oh mio Dio, ma tiè. Haha. No, muori. Vedi, è proprio cattivo questo gioco, no? Cattivo. Comunque, ragazzi, veramente, questo gioco secondo me dovrebbe essere un po' più conosciuto, perché ho visto che nei canali principali inglesi, come Machinima, ma anche solo, anche meno famosi, questo gioco è molto ben visto e ci sono addirittura tutti dei walkthrough che sono veramente lunghissimi, perché questo gioco di per sé è abbastanza lungo. E in Italia, purtroppo, per quanto ne conosca io, non ho visti così tanti. Poi potrei anche sbagliarmi, perché di sicuro ci sarà qualche canale che ne avrà fatto una sua filosofia di vita. No, vabbè, però comunque, no, diciamo che non ho visti così tanti. Muori però! Oh! Muori! Qua! Oh! Non ho visti così tanti di... Give me the money! I commentary, di live commentary, di commentary, di walkthrough in italiano su questo gioco. E allora ho voluto un po' introdurvelo, anche se ormai ha già qualche annetto questo gioco, ma è veramente... Cioè, la grafica è bella, molto bella, e il gioco in generale è ben curato. Quindi, cioè, ragazzi, è lo splatter per eccezione. Cioè, ti metti lì e ti pesti quattro zombie. Che... Io sono... Ho cominciato a entrare in questo genere un po'... mezzo horror, mezzo no, mezzo horror, mezzo splatter dai Call of Duty Zombies, che ovviamente non c'entrano, cioè ve lo dico già adesso, non c'entrano niente con questo gioco, perché questo gioco è 20 volte meglio fatto. Oddio, corrono questi. No, non attaccatelo, attaccate me, dai, oh, ma quanti siete, oh, mamma mia, a pugni, ma cosa, sono scemo. No, dammi una mano, no, dammi l'altro, ecco. Ma dove cazzo? Ah! Oh, l'ho ucciso. Che culo. Oddio, gli ho fracassato il cranio. Vabbè. Comunque, sì, no, è come lo vedete anche da sto gameplay qua, è completamente un altro gioco in confronto a...
Call of Duty Zombies, cioè Call of Duty Zombies è molto più arcade, questo qua è molto più pensato, ecco, e c'ha una trama di sicuro molto più horror e molto più, cioè, pensata molto meglio, e d'altronde è giusto che sia così, dato che Call of Duty nasce per essere completamente un altro gioco. E quindi dove cacchio sta andando sto qua? Ma dove va? Vabbè, io lo seguo poi. E quindi niente ragazzi, questo qua è un po' a breve il gioco e adesso non so dove sto qua mi stia portando veramente. Ma dove cacchio? Allora, qua c'è un affare per andare non so dove. Qui c'è lui, ah, adesso gli dovrò parlare. Se is the trouble. Dammi sta roba. Oh! Il macetazzo! Il macetazzo, sì, cacchio! Sì, cacchio! Mamma mia, che pregio questo macetazzo! Comunque, adesso dove cavolo anch'io sto andando, non ci capisco niente perché d'altronde è utilissima la minimappa che c'è lì sotto, perché ti fa vedere solo il posto dove stai andando, cioè la linea dove devi andare, ma non ti fa vedere nessun oggetto che ti arriverà incontro, quindi tu vai a naso praticamente per tutto il gioco. Comunque, vedete, questo è uno zombie molto spassoso e divertente. Qua lì mi sta per correre addosso. Guarda, guarda, guarda. Guarda che brutto. Oh mio Dio. Con un colpo. Ah, sì, stracippa con un colpo. Gli ho mozzato la testa. Mamma mia, che precisione. Comunque, ragazzi, se vi fa schifo il sangue, non guardate sto video. È un po' troppo tardi, l'ho detto, dato che ormai ho già smembrato tutti. Ah, sto gioco a un certo punto ci sono gli zombie che si armano di tutto quel possibile per ucciderti. Sono veramente cattivissimi gli zombie in questo gioco e imparerete ad odiarli dal più profondo del vostro cuore, veramente. Tutto quello che posso dire di questo gioco è che appunto ve lo consiglio veramente, almeno fateci un gioco, una giocata una volta con gli amici è divertentissimo. Perché a parte che c'è. Ecco, ho fatto un volo di 6 metri, non so manco perché. Ah, perché c'erano due! Ah, vedete. No, però comunque, è divertentissimo in due. Soprattutto sia in cooperativo che tipo uno che gioca e l'altro che lo supporta, che gli dice guarda vai qua, perché veramente. Io a volte mi sono filmato con i miei amici a sto gioco e ci escono degli scleri che neanche potete immaginare. Quindi, ragazzi, anche solo per lo sclero in compagnia ve lo consiglio vivamente. Oppure anche solo per quelli che vogliono tripparsi di horror a mezzanotte, si mettono lì e si giocano a Dead Island e magari gli capita una di quelle missioni cagose dove sei da solo. Nel buio più totale, lì datemi retta che c'è da preoccuparsi, veramente c'è da preoccuparsi. E una pecca di questo gioco, adesso che ci sono proprio dentro, sono appunto le macchine. Perché a parte come potete vedere questa visuale che, ecco, già sto andando nella parte sbagliata perché io sono un furbo genio. Però la guidabilità si può dire, non lo so, delle macchine è un po' limitata perché sono un po' boh, lentine, non sono ben curate. Però d'altronde chi se ne frega, cioè qua vai avanti, punto, vai così, vai a sbattere, chi se ne frega, prendi la retromarcia, vai avanti, investi gli zombie tutto il tempo, quindi alla fin fine non è tutto questo tempo che vai in macchina. Quindi, ho portato anche questo gameplay su questo canale di Forest per cambiare un po' quella che è la routine dei Call of Duty. Non per, no, assolutamente non voglio dire che è che è un brutto lavoro, cioè, che è sempre Call of Duty, ma non è assolutamente vero, perché Forest io lo stimo moltissimo come commentatore. E quindi, ragazzi, questo è stato il mio live su questo gioco. E spero vi sia piaciuto, passate dal mio canale se ne avete voglia, è pieno non solo di commentary e di live, ma anche di moltissimi scleri, ultimamente ho fatto anche un montage sui miei scleri che ho assolutamente visto. No, scherzo, è una pirlata allucinante, lasciate perdere. Comunque, qui credo finisca la mia missione, mi daranno i soldi, mi daranno tutto e ragazzi, quello che vi posso dire è provate questo gioco, ne vale la pena. Questo mio commentary finisce con questo magnifico landscape su questa magnifica isola hawaiana. Quindi, ragazzi, alla prossima.
E bella a tutti da Frostclaw29. Ciao!